In quest'ultima gara infrasettimanale, il Termoli Calcio era chiamato a dare chiarimenti sulla propria condizione mentale dopo tre sconfitte amare patite pochi giorni fa e aveva così generato anche molte incertezze sull'immediato dei giallorossi. La gara con l'Ancona per questo era parecchio insidiosa. Il Termoli invece ha risposto alla grande, annichilendo la nobile decaduta Ancona con un 4-0 che non ammette repliche, che poteva essere anche più corposo come numeri del risultato finale. Ma passiamo alla cronaca. Al Termoli bastano solo 6 minuti per far capire ai dorici che oggi al Cannassa non c'era trippa per gatti. Puntoriere conquista una palla su errore di fallo laterale dei dorici, si invola verso la porta avversaria, cross in aria e svetta la testa di Ricci, così 1-0 per il Termoli. Al 15° Barone tira fuori alla destra del portiere. Al 18° ancora un contropiede velenoso del Termoli in tandem puntoriero Barone, tiro di quest'ultimo insidioso che purtroppo però finisce sul fondo alla sinistra del portiere Luc Zemia. Al 43° il Termoli raddoppia, ancora un micidiale recupero sulla tre quarti con uno scatenato Barone che fa 30 metri in fuga solitaria, si presenta davanti al portiere e lo infila senza pietà. E così è 2-0 per la formazione giallorossa. Siamo al 47°, nel primo tempo segnali di vita anche dei dorici. Martinello, da poco entrato, colpisce di testa, palla che però finisce sul fondo alla sinistra di Palombo. Si va così al riposo, ripresa che si apre con un Ancona che vorrebbe cambiare l'inerzia della gara, ma al nono arriva la mazzata del 3-0. Dopo un angolo puntuale la testa di Puntoniere che fa 3-0. Al 17° Belcastro va vicino al gol dopo un'azione insidiosa che vede il tiro a botta sicura, a Palombo battuto, però la palla finisce sul palo, torna in aria e viene rinviata dai difensori giallorossi. Al 19° ancora vicino al gol, Marino ha un'opportunità ghiottissima in scivolata a porta sguarnita, ma arriva un attimo dopo che il pallone è passato. Ma al 28° il poker giallorosso è servito. Bella azione di prima, Colarelli si invola, cross al centro, Barone di testa infila il 4-0. Termoli, che con questo corposo risultato si butta alle spalle le tre sconfitte e si rilancia alla grande. Di contro, un Ancona impalpabile e che ha visto dopo il 4-0 anche essere abbandonati dai propri tifosi giunti numerosi a Termoli e avevano anche sfidato la giornata feriale per questo.